andiamo, ragazzi! Di nuovo qua in studio a Rocker TV, con me che sono Mario Riso. Oggi parleremo di qualcosa che riguarda il mio stile, il mio modo di suonare, il mio modo di colorare alcune esecuzioni. Mi sono sempre appassionato all'utilizzo del Charleston e ad alcuni trick, mi piace definirli così, da utilizzare all'interno della canzone, perché oggi, ragazzi, c'è un sacco di comunicazione, YouTube, telefonini, internet, però quando ho iniziato a suonare io, soprattutto ai tempi dei Movida, stava per cominciare tutto questo, ma ancora non era possibile rubare le cose dagli altri, per cui io passavo le giornate cercando di dire come posso fare ad arricchire questa esecuzione mettendoci qualcosa di personale che potenzialmente mettesse nella condizione chi lo ascolta di dire ma che cosa sta combinando questo qua? E allora a un certo punto stavamo per registrare il disco Contro ogni tempo dei Movida e decisi di arricchire una parte di Charleston all'interno di uno spazio con un colpo rubato, mi piace definirlo così, per cui ascoltiamo la parte e poi vi faccio vedere di che si tratta. Senza fare più intorno. Eccola lì! Allora, ragazzi, dove sta il trick o il trucco? Perché di quello si tratta. Nel fatto che io avevo questa parte da accompagnare uno speciale che portasse al assolo di chitarra. E la volevo lanciare in un modo strano, sia a livello ritmico che anche a livello di parte musicale. Allora, mi sono sempre appassionato al fatto che il Charleston, schiacciando con il piede, facesse un suono e quindi desse un colpo all'interno del beat. Per cui volevo arricchire una parte che incominciava così. Questa era l'idea. Adesso ve la faccio sentire come l'ho suonata. Quindi, ve la spiego lentamente perché probabilmente ancora non si capisce. Al posto di dare solo due colpi con la mano destra, ho aggiunto il piede sinistro rubato con il Charleston e il movimento del piede. Quindi immaginatevi che l'esercizio si completa così. Immaginatevi quindi di andare a una velocità con la quale con una mano era impossibile far tre colpi, con questa tecnica ci si riesce. Chiudo dicendovi che il secondo trick, che è difficile da ascoltare, deriva dal fatto che il colpo di Charleston, anzi il colpo di bordo del rullante, lo davo con una piccola flam. Che cosa vuol dire? Battevo, mi sposto, eccolo qua, prima il bordo del tom e poi il bordo del rullante. Beh, ragazzi, vi consiglio di provarlo e soprattutto di utilizzarlo come meglio ritenete opportuno. Io direi che la pillola finisce qua. Sono sempre Mario Riso, siamo sempre su Rocker TV e non vedo l'ora di rivedervi nuovamente o su un palco o su una nuova pillola. E andiamo! Anzi, no! E andiamo!